Vuoi crediti sicuri, facili, veloci come Bolt? Su cosa aspetti, forza, basta 10 volt! E con il codice ZVJackson, tutto maiuscolo, avrai uno sconto del 6%. Ciao a tutti ragazzi, qui ZVJackson e benvenuti nel mio canale. Siamo tornati con un episodio dell'Euro Battle. Nello scorso episodio, ragazzi, mi avevate consigliato di prendere due giocatori, ossia un TT Tots e Griezmann normale. Allora, sono riuscito a prendere Griezmann, ma un TT Tots, ragazzi, cioè non sono riuscito a prenderlo, perché veramente sono cresciuti in una maniera assurda. Griezmann, ragazzi, lo sono riuscito a prendere per un miracolo divino. Guardate, l'ho comprato 9.000 e adesso, ragazzi, costa 16.000 crediti, cioè assurdo. E un TT invece io sono riuscito a pagarlo 19.000, ma guardate, adesso la carta IF costa sui 23.000 e la carta TOTS era troppo impensabile per me di poterla riuscire a prendere. Comunque, la squadra quindi per adesso è questa: la Cazette, Griezmann lì davanti, assurdi, Benzema il nostro capitano, il nostro IF, guardate, 13 partite e 7 gol, perché alcune l'ho fatte per i cazzi miei, un TT dietro a padroneggiare. E ragazzi, andiamo a fare altri crediti con le nostre classiche due partite. Come sempre, ragazzi, i link degli altri, dell'Euroteam, degli altri concorrenti, gli altri partecipanti, in descrizione. Ok ragazzi, avversario trovato, 100 di intesa, speriamo che accetti. Comunque ragazzi, mi dispiace veramente tanto che questa Francia abbia perso in finale, perché alla fine mi stava venendo un po' a cuore, diciamo. Comunque vediamo un po' che squadretta c'ha questo tipo, vediamo un po'. Allora, a facce Rukaz. Allora, c'ha Lewandowski, Cicerito If, Sané, Tots, poi Jerome Boateng, Leno. Ah, vabbè, la difesa non è troppo esagerata, tranne mi sembra un po' paccatina, però lì davanti bisogna stare molto attenti, ma abbiamo un TT If. No, c'è la Noglu, c'è la Noglu, occhio ragazzi, occhio in mezzo, Hernandez. Al terzo minuto vanno in vantaggio. Porca vacchina, mi tolgo gli anelli perché secondo me questi anelli, ragazzi, mi impediscono di fare tutti i movimenti. Però guardate qua che cazzo di culo. Dobbiamo sistemare la difesa con qualche altro innesto. Ragazzi, stiamo già sotto di 5K. Occhio! Occhio no! 2-0 al decimo, mio Dio. Cicciarito. Del cazzo. Ben Arfa, prova ad andare lui. Ben Arfa, proviamo qualche skill. Ben Arfa, buono. Griezmann, buttala dentro. Ma chi cazzo si è messo in mezzo? Dai, la Cazette, non si stai facendo vivo. La Cazette, in velocità, brucia tutti. Brucia tutti, brucia tutti. La Cazette. Ehi, fallo, eh. Rigore, oh, calcio di rigore. La possibilità di segnare. No, era da rosso questo, Nastasic. Dovevi uscire. Abbiamo la possibilità di segnare col capitano Ben Arfa. Adesso gli tiro una slecca sulla sinistra. Ben Arfa spiazza al portiere. Ben Arfa più 7.500 crediti. Siamo sotto solo di 2.000 e mezzo, praticamente 2.500 crediti sotto siamo. Dai ragazzi, rosso, fuori Nastasic. Fuori Nastasic. E adesso ragazzi, la strada è un attimino più semplice. Pongi, dai. 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 Dai la casetta adesso. La casetta adesso è il momento giusto per colpire. Ben Arfa dentro. Ezor! Il pareggio. Mervin Ezor. Non ho voluto rischiare con Ben Arfa, ragazzi. Col sicuro di Ezor. Quindi era meno 2.500 più 5.000 più 2.500 crediti. Quindi ragazzi, siamo comunque su, pur pareggiando ragazzi. Adesso lui è in 10 e comunque gli abbiamo fatto due gol easy, velocissimi, quindi sicuramente sarà un pochino scandalizzato. Guardate, Ben Arfa subito prova a partire in velocità. Mamma mia, Ben Arfa, animalesco. Stavo no, no Cicerito, no Cicerito, che è troppo buggato. È troppo buggato il Cicerito. Cosa cazzo è sto Cicerito? E poi è messo dalla parte dove c'ho il difensore argento. Guarda, questo pippone, minimo l'ha anche toccata. Cioè, minimo è autogol. Occhio ancora al Cicerito, maledetto Cicerito. Maledetto Cicerito, ci ha fatto la tripletta ancora, prova a entrare. E basta però, Matuidi adesso. Buono, Griezmann, attenzione, ha la possibilità di chiudere il primo tempo così. Cos'è?
Calcio di rigore, sto avversario è proprio un pirla. Dargli il oddio, in 9. Io spero che sia il calcio di rigore. Olè, a casa, tre pari con doppietta di Darfa con cucchiaio. Quindi ragazzi, non lo so, dopo faremo per bene i calcoli. Comunque, wow. La casetta, la bomba, la para. Ma che cosa ha fatto quel portiere? No. Che brutto gol. Ha quittato, ha anche quittato, ragazzi. Che brutta cosa. Allora, sono... Adesso mi faccio un attimo i calcoli e poi ve lo dico. Allora ragazzi, meno 15.000 per i 3 gol subiti, più 15.000 per la doppietta di Ben Arfa, più 10.000 per i gol di Griezmann e di Esor, e più 10.000 per il quilt. Quindi in tutto 20.000 solo nella prima partita. Secondo avversario trovato, questo qua ha la squadra dello stemma dell'Italia, due Bombers, quindi sicuramente sarà italiano, stemma italiano, due Bombers. Vediamo un po' che squadra c'ha. C'ha una Barclays abbastanza buona con Chuduri come CDC, così a caso. Buonissimo, Ben Arfa adesso, partiamo con lui. Vediamo subito le skill, mandiamo a Rane subito il giocatore. Ben Arfa, Ben Arfa, entra in aria, calcio di rigore. Mamma mia, sti rigori, terzo rigore per questo match, per questo episodio. Ben Arfa dopo 3 minuti praticamente si era scartato tutti. E un po' di skill qua, un po' di skill là. C'è un calcio di rigore, quindi possibili 7.500. Ben Arfa ha fatto palla in mezzo, poi a sinistra, quindi facciamo a destra adesso. Ben Arfa contro Jack Butland, sportiere spiazzato. A te Ben Arfa, 1-0 e altri 7.500. Buonissimo, buonissima l'azione. Questo qua ha una difesa veramente d'argilla, tranne che c'è un mistero di veloce per non si difesa. Mamma mia, Baluli si sta scattando tutti. Baluli, che gol. Qui ci sono tantissimi gol, ragazzi. Baluli, guardate come manda a Rane tutta la difesa con la scivola così a caso. Benissimo. Griezmann, Griezmann, entra in aria, la chop, Griezmann! 3-0 al 21esimo. Facciamo sto schifo a Laten. Grandissimo, Ben Arfa. Vediamo il numero con Zor. Grandissima azione, Ben Arfa adesso. Faccio una kill, Ben Arfa. Entra in aria. Oddio, oddio, oddio. Ben Arfa, che cosa? Questo qua, Leo, mettilo dove sai metterlo, nel senso, primo posto assicurato questo gol. Attenzione perché c'è il lancio ancora per Griezmann, ma la sua difesa dov'è? Griezmann, 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 voglio fare lo skill goal. No, uno skill goal, c'è anche per fare lo skill goal, ma... Vabbè, ragazzi, ci metto, cioè, non so quanti gol fare questa partita. Ole, ole, col cosa che si schiaccia, cosa fa Ben Arfa? Cosa fa? Ragazzi, spiegatemi per favore come faccio a togliere che quando schiaccio R3 mi esce tipo, mi esce come scrivo con i comandi. Come faccio a togliere? Griezmann va via, va via così. Griezmann dentro per Bakayoko, Bakayoko, il cucchiaio, Bakayoko, ancora lui ragazzi, una goleada, primo tempo sentenze da 40. Quindi ragazzi, finita questa partita 10-0, questo qua è reso conto. Allora, abbiamo fatto un gol con Baluli, un gol con Bakayoko, due gol con Lacazette, due gol con Griezmann e quattro gol con Ben Arfa. Quindi, allora, facciamo un piccolo conto. Quindi i due gol di Lacazette sono 10.000, più 10.000 di Griezmann 20.000, più 10.000 di Baluli e Bakayoko sono 30.000, più 15.000 per 2, perché sono 7.500, 30.000, 30.000 più 30.000 sono 60.000, quindi 60.000 di questa partita più i 20.000 dell'altra partita, 80.000 crediti in queste partite per ZVJ Extra, ragazzi, è assurdo, lasciate più mi piace possibili, ragazzi, la scelta è questa qua. Ragazzi,
capitemi, ma non ho troppi crediti, quindi mi sono dovuto un attimino arrangiare. Comunque ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like per questi 10 gol in a match. Ragazzi, passate da tutti i canali degli altri miei friends, miei frère. Ciao ragazzi.